Ciao, con questo tutorial su Quadernia vedremo una delle finestre orizzontali, in particolare vedremo le funzioni della finestra archivio. Per comodità sposto le finestre orizzontali in alto e cominciamo a vederne le funzioni. In questo caso io ho già aperto un quaderno creato con Quadernia che si chiama Prova 1. Questo ci permetterà di vedere meglio le possibilità delle funzioni dell'archivio. In particolare vediamo come attraverso l'archivio possiamo accedere ai pulsanti Nuevo, che aprirà un nuovo quaderno, Abrir, che ci permetterà di aprire un nuovo quaderno, Scorm, che ci permetterà invece di andare ad inserire tutti quei metadati che ci danno la possibilità poi di condividere il nostro quaderno in maniera produttiva, poi lo vedremo meglio. Guardar per salvare e ferrar per chiudere il nostro quaderno. Allora, vediamo innanzitutto il pulsante Nuevo, che ci permette di aprire un nuovo quaderno. Benissimo, si aprirà quindi la finestra Nuovo quaderno. Noi selezioneremo la cartella all'interno della quale possiamo e vogliamo salvare il nostro quaderno, in questo caso per me è Quadernia, e nello spazio Nombre inseriamo il nome del nostro quaderno, in questo caso Prova 2. Dopo aver inserito il nome del quaderno, clicchiamo ancora una volta sul pulsante Nuevo. Si caricheranno le immagini e le possibilità di configurazione. Spostiamo ancora una volta in alto le nostre finestre orizzontali, semplicemente trascinandole, e vedete che abbiamo il nostro quaderno, quindi la prima pagina, ed è un nuovo quaderno che si chiama Prova 2. Se avessimo già a disposizione all'interno del nostro archivio un quaderno invece che ci serve e che vogliamo utilizzare, clicchiamo sul pulsante Abrir, che ci permette di aprire un nuovo quaderno. Ovviamente dobbiamo salvare o meno le modifiche che abbiamo fatto al quaderno già aperto. E dopo aver fatto questa scelta, si aprirà la finestra Abrir quaderno. Come per il nuovo quaderno andremo a cercarlo nella cartella dove sappiamo che è conservato, archiviato il nostro quaderno, ad esempio Los Poliedros, e clicchiamo sul pulsante Abrir. Questo ci permetterà di avere a disposizione il nuovo quaderno. In questo caso è un quaderno già completo che è salvato in automatico quando abbiamo installato il software. Portiamo su ancora una volta le nostre finestre orizzontali e guardiamo il terzo pulsante. Come vi dicevo, c'è la possibilità di accedere ai metadati. Clicchiamo e guardiamo velocemente cosa ci viene offerto. Nella finestra, infatti, ci viene chiesto di introdurre i metadati di base. Quindi in questo caso le informazioni generali, poi vedete che ci sono quattro passi. Seguendo questi quattro passi noi possiamo aggiungere tutti i metadati che servono per archiviare e distribuire in modo corretto il nostro quaderno. In questo caso i metadati sono già introdotti perché, come vi dicevo, il quaderno che abbiamo aperto, Los Poliedros, era già stato salvato dal software al momento dell'installazione, quindi possiamo vedere come sono stati salvati e modificati i metadati. In questo caso ci chiede di inserire il codice di identificazione, quindi un nome che lo qualifichi e lo identifichi, la lingua del titolo, quindi per ogni lingua noi possiamo andare a modificare il titolo e la lingua invece dei contenuti. Quando abbiamo completato tutti questi dati possiamo cliccare su Siguiente. Possiamo poi nel secondo passo inserire l'uso educativo,
Quindi la tipologia di quaderno, ad esempio questionario, test, eccetera. Il destinatario del quaderno, ad esempio bambini, colleghi, alunni, eccetera. E il contesto all'interno del quale potrebbe essere utilizzato. Con añadir possiamo aggiungere alcuni di questi usi, con eliminar possiamo eliminare. C'è a nostra disposizione anche una lista di usi all'interno del quale possiamo scegliere, come vi dicevo appunto, il tipo di oggetto di quaderno che siamo andati a creare, il tipo di destinatario e il tipo di contesto. In questo caso sono tutti riguardanti la scuola, o quantomeno la maggior parte. Una volta deciso queste caratteristiche, clicchiamo ancora una volta su Siguiente e passiamo al terzo passo. In questo possiamo decidere i diritti, quindi che tipo di licenza dare al nostro quaderno, Creative Commons, eccetera, e le restrizioni associate al tipo di accesso del quaderno. Quindi se devono essere universali, pubblico in generale, oppure non universali, e quali restrizioni in base alla lingua possiamo dare al quaderno. Clicchiamo ancora una volta su Siguiente e siamo arrivati al quarto passo, che è l'ultimo, che ci chiede di classificare in concreto il nostro quaderno. Possiamo ad esempio scegliere all'interno della classificazione 1 la tipologia di contenuti, quindi l'obiettivo, il proposito del nostro quaderno. Ad esempio, se è un approccio alla disciplina, oppure un approfondimento, un rafforzamento, eccetera, eccetera. Continuando, potremo scegliere il tipo di tassonomia da seguire. In questo caso ci permette in particolare di scegliere attraverso il menu a tendina a chi è rivolto e gli obiettivi specifici in base al destinatario, ed è ad esempio educazione speciale, educazione per l'infanzia, primaria, secondaria, eccetera. Una volta specificati questi dati, possiamo cliccare su Siguiente e arriviamo al passo finale, che ci permette di verificare i metadati cliccando su questo pulsante, oppure inviare i metadati per ottenere un file zip in formato SCORM. Questo ci permetterà, come vi dicevo, di preparare il nostro file in modo tale che quando dovrà essere condiviso avrà una base di dati già predisposta, che è comune a tutti i quaderni che sono all'interno dell'archivio, ad esempio l'archivio che abbiamo visto nel territorio Quadernia, del sito Quadernia. Finita questa prima fase, possiamo cliccare su Salir per uscire. Ovviamente deciderete voi se fare la verifica dei metadati e la creazione del file SCORM in base a quello che vi servirà. Queste qualità, quindi queste caratteristiche e metadati, fanno parte di un codice spagnolo che è stato approntato appunto dal Ministero spagnolo. Non sono al corrente del fatto che in Italia ci sia un codice simile, però magari mi informerò e lo scriverò nell'info box. Allora, continuando con la finestra orizzontale archivio, arriviamo poi al tasto salva, quindi guardar. Clicchiamo su salva e abbiamo la possibilità, attraverso la finestra di salvataggio, di salvare il nostro file con lo stesso nome. In questo caso abbiamo lo Spoliedros, però se avessimo fatto delle modifiche potremmo salvarlo sempre con lo stesso nome, oppure salvare come assegnando un nome diverso. Proviamo a cliccare su Como. Vedete che si riaprirà la finestra di salvataggio. Noi dovremo salvare e selezionare all'interno della cartella Quadernia in cui vogliamo salvare la nostra copia di Poliedros, cambiare il nome se non vogliamo lo Spoliedros copia, o comunque assegnando il nome che vogliamo, e cliccando ancora una volta su Como.
Vedete nella finestra del quaderno della pagina che infatti il nome del quaderno è stato modificato. Quindi abbiamo due file, uno los poliedros e l'altro los poliedros copia. L'ultimo pulsante dell'archivio ci permette di chiudere il quaderno. Ci chiederà ancora una volta se vogliamo salvare un'altra volta i cambiamenti, le modifiche. Possiamo cliccare su cancellare per annullare la finestra e quindi tornare al nostro quaderno, oppure accettare. Chiaramente anche in questo caso possiamo salvare o salvare con nome. Noi accettiamo per chiudere il nostro quaderno e torniamo alla pagina iniziale.